La chiesetta, in onore della Madonna dell'Odigitria, o Santa Maria del Lidro, risale al XII secolo, ma di essa purtroppo rimane ora ben poco. L'interno, caratterizzato da una volta a botte, era un tempo ben decorato e ornato con scene della Passione di Cristo Re. Al centro della struttura si possono ancora ammirare le pitture della Madonna dell'Idria, che indica la via della salvezza a suo figlio Gesù. Altri affreschi indicano santi della liturgia orientale, dimostrando il profondo passato che il Salento ebbe con culture provenienti dall'altra sponda del Mediterraneo e con i culti bizantini, rapporti che la cultura latina tentò invece di seppellire.